Nello scorso episodio della scuola fa schifo vi avevo chiesto di commentare qui sotto con scrivendomi insomma cosa avevate fatto voi quest'estate o meglio cosa vi aspettavate dal nuovo anno scolastico. Pablo Giallorosso, che saluto, a proposito iscrivetevi al suo canale, ci commenta dicendo: io so fomentato perché mo che sono maggiorenne posso firmarmi le giustificazioni da solo, e queste sono soddisfazioni perché nel mio caso devo aspettare fino a novembre. Poi ti è? No, no, non è vero, in realtà sono un bravo ragazzo. Antonio, che ha un po' di crisi grammaticali, ci scrive: l'anno scorso, anzi scosso, sono stato bocciato. Avevano ragione, vero? Ok, basta. Mi sa che è meglio. Carlotta, riprendendo un po' il discorso che avevo fatto io nel video, ci scrive: l'estate è appena iniziata ed è già finita. Che palle, si torna a scuola. Comunque, come sempre, bel video, Fede. Grazie. Non vedo l'ora di conoscere la tua fi... Andiamo oltre. Sono arrivate molte tipologie di commenti come al solito. Ad esempio Alex ci scrive: me so fatto certi pippo... Si può leggere questo? No, no, non si può... Vabbè, tanto ne abbiamo lette parecchie. Partiamo col video. Ragazzuoli, oggi è un intro differente dal solito, perché è un video differente dal solito. Avete letto, no? Qualcuno di voi si sarà fatto venire crisi e ha detto: che cosa vuol dire ultimo primo giorno? Chi è più attento lo ha già dedotto. Insomma, questo è il, o meglio, quello di venerdì, oggi che è lunedì 18, io il 15 ho iniziato scuola, è stato il mio ultimo primo giorno. Se spera, fammi grattare perché magari poi mi bocciano. Ovvero, io quest'anno ho la maturità. E quindi diciamo che è stato un po' particolare il tutto. E quest'anno in generale sarà particolare, perché cercherò di godermelo in ogni sua sfumatura, no? Per così dire. Positivo e negativo. Ad esempio, venerdì ero tanto silenzioso in classe e proprio dal banco dietro un'amica mia mi ha bussato, mi ha detto: ma perché oggi sei così silenzioso? In realtà io ero lì tra me e me, pensavo a come potesse evolversi la situazione. Perché poi diciamocelo, no? Noi l'ultimo anno, o almeno nel mio caso, a proposito, commentate qui sotto dicendomi in che anno siete, oppure per chi avesse già finito insomma la scuola, come, che ricordo avete del vostro esame di maturità o comunque dell'ultimo anno. Ma nel complesso noi ci immaginiamo l'ultimo anno come un qualcosa di spettacolare, che dici: non se fa niente. No, no, aspetta, non era così il copione. Perché comunque pensi che tutto possa essere diverso, più bello, cominci a tirare le somme di tutto, hai un bel rapporto con i tuoi compagni, con i quali magari hai stretto delle amicizie, e quindi poi continuare a frequentarli nella tua vita, altri no? Perché comunque la vita è questa. Anche i professori, tanto abbiamo parlato di professori in questa serie, ma ci sono anche quei professori che magari conosci da tanto tempo, con i quali speri di avere un rapporto un po' più amichevole alcune volte, chiaramente poi sempre nei dovuti limiti. E nel complesso il primo giorno noi poi ce lo immaginiamo in un senso un po' distorto da quella che può essere la realtà. Mami, io me siento tuyo. Allora ragazzi, che cosa avete fatto durante le vacanze? Io ho fatto le pugnette al cane, l'ho anche portato. Beh, quindi mi stavi a dire? Frate, non puoi capire che mi sono chiappettato quest'estate, cioè. Tiè, guarda. Pommo mio. Stai a vedere, sì, tiè sti spicci. Dai su ragazzi, cominciate a portarmi i telefoni che vi faccio fare un test di ingresso. Au, ma hai sentito che ha detto? Ma gliene pure detta. Ma sta scherzando, dai, te pare? Il primo giorno. Guarda Marconi che t'ho sentito. Veloce, non disturbare la classe, per favore. Ma è serio? Bello, eh? Che poi tutto inizia prima, in realtà, perché ci sono i preparativi al primo giorno di scuola. Quanti di voi amano andare a prendere, a comprare i libri scolastici? Nessuno, spero, perché non siete molto normali. Cioè, io qui, no? Ho una pila di libri! Che uno dice: mi sono iscritto in palestra, fidate, non te serve, te bastano questi, tu te metti qua 10 minuti al giorno e stanno bene qua. I tuoi libri in generale, proprio ragazzi, hanno un'utilità pazzesca in questo ambito. E rimanendo a parlare di libri, quest'anno è successa una cosa spettacolare, nel senso che appena mia madre è arrivata a casa con i libri e me li ha mostrati, io curioso sono andato lì a vedere un po' come potessero essere questi nuovi libri, ad esempio filosofia, che è comunque una delle mie materie preferite, vado lì e... Sì, esatto, la mia faccia era più o meno questa. Cioè, Marconi Federico,
No, ma neanche in quarta elementare io mi facevo scrivere Marconi Federico qua. Anzi, era quasi un insulto che riconoscere quel libro fosse mio. Dici, ma che è tuo sto coso? No, a te pare che io ho i libri. No, cioè non si fa. Che tra l'altro la cosa brutta è che tu dici, vabbè dai, lo stacchi. Poi dici a tua madre che sono finiti e non c'è neanche questa scusa. Perché siamo pieni. Che vita di me. Ma come dicevo prima, io quest'anno voglio godermi tutte le sfumature della scuola, no? Positive e negative, in tutte le sue sfaccettature. Ad esempio, oggi mentre ero a scuola, appunto nel mio silenzio filosofico, ad osservare, ad ammirare, ad esempio, i nuovi professori, quelli che sono arrivati, ad esempio il nuovo professore di latino, un bacione a chi guarda questo video e non può più darmi i debiti a gratis. E da lui in particolare sono rimasto veramente esterrefatto. Partiamo dal presupposto che non ci farà soltanto latino, lui ci farà italiano, greco, latino, appunto, cioè in pratica vedo più lui che mia madre durante la settimana. Ma al di là di questo particolare, no? È meraviglioso. È meraviglioso perché lui è un professore. E voi direte grazie al cazzo. Non so se si possa definire moderno, ma fatto sta che ha un modo particolare, se così vogliamo definirlo, di effettuare le interrogazioni. Ci ha messo subito i puntini sulle i. Appena entrato in classe ha detto: ragazzi, io interrogo in questo modo. E noi tutti curiosi. Ecco, non era esattamente questa la faccia, era più, ad esempio. Allora lui con enfasi comunque non indifferente ci ha esposto il suo modo che ha di interrogare e quindi ci ha detto: allora, partiamo dal presupposto che io le interrogazioni le faccio tutte programmate, tranne il primo giro. E noi tutti curiosi, che significa? Perché il primo giro come lo fa? Allora, il primo giro interrogo io di mia spontanea volontà, non sia mai che veniate volontari, perché se venite volontari, cioè, ve picchio, eh? E chiaramente la reazione che si è avuta in classe in quel momento è stata tipo: oh, peccato, mi dispiace di cuore. Io sarei voluto venire volontario anche domani. Naggia la vita a volte. È chiaro che arrivati all'ultimo anno uno comincia a riflettere un po' su quel che è stato, sulle tante volte che ha criticato giustamente o meno la scuola. E non è il momento di fare questo discorso perché ho ancora tutto un anno di sofferenza davanti. Dopo la maturità, magari passeremo anche a discorsi dolci sulla scuola. Mo' non mi pare il caso. Detto questo, signori, siamo anche oggi arrivati al termine di questo episodio numero boh della scuola fa schifo. Commentate qui sotto con hashtag boh e soprattutto, dopo aver commentato hashtag boh, vicino mi ci scrivete intanto che ricordi avete, se avete già passata la maturità. E allora ditemi qui sotto che ricordi avete dell'ultimo anno, oppure se siete miei coetanei e quindi anche a voi tocca questo esamone di stato alla fine di quest'anno scolastico, o se siete in procinto di, ditemi un po' la vostra, ditemi come avete cominciato quest'anno scolastico e i vostri buoni propositi che sempre si fanno ma mai si rispettano. E dopo questo bellissimo messaggio morale, io posso anche salutarvi, invitarvi chiaramente a lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate appunto qui sotto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, in descrizione qui a schermo trovate anche i social, Instagram e Telegram su tutti. Ho finito il fiato e quindi vi rimando al prossimo video. Un bacione e bella ragazzi.